Ben ritrovati cari amici nella puntata numero 30 di Centropista di questa stagione hockeistica condizionata dalla pandemia, ma ora finalmente siamo un po' in discesa, utilizziamo questo termine perché le cose stanno leggermente migliorando e noi ne siamo ovviamente felici. Andiamo a presentare subito l'ospite collegato in esterna con noi per questa puntata, lo vedete al centro il collega del quotidiano Il Tirreno, Angelo Cupisti. Ciao Angelo. Buonasera, buonasera a tutti gli appassionati di hockey. E ovviamente anche Daniele Maffei. Ciao Daniele. Buonasera Roy, ciao e un saluto al grande Angelo. Con Angelo Ciao, ovviamente grazie. vai prego Angelo. Con Angelo oltre che fare il punto di questo inizio dei playoff scudetto e anche salvezza, parleremo anche di una sua ultima opera che ha completato e che è già in vendita. Un libro molto interessante, ovviamente sull'hockey su pista, intitolato Il mio hockey, che è dedicato a un tifoso caro del 100 giovani calciatori che purtroppo ci ha lasciato a causa il Covid, Vinicio. Questa è la copertina che dalla regia Daniele Catola, che saluto e ringrazio insieme a Matteo Bertuccelli che coordinano la trasmissione, ci ha già mandato in sovraimpressione. Dicevo che il libro è già in vendita presso Tuttocoppe in via Verdi 261 a Viareggio e presso la libreria La Vela al costo di 12 euro ed è stato stampato dalla tipografia L'Ancora. Andiamo con Angelo per farci un po' spiegare questo libro, di che tratta. È un libro, io l'ho letto, ho avuto anche l'onore, ringrazio Angelo che mi ha dato questa possibilità di fare la prefazione. È un libro forse inedito, nuovo, no? Rispetto a quelli che ha scritto Angelo, per esempio anche Giulio Arnolieri, altro collega viareggino, Paolo Virdi e tanti altri appassionati di hockey che mantengono viva questa disciplina. Direi con alcuni aneddoti, un libro forse nuovo nel suo modo di essere, Angelo. Dimmelo te se è così oppure è la mia sensazione. Non è una sensazione giusta, un libro di sentimenti, un libro che ho fatto ovviamente raccogliendo tutte le esperienze di vita di questi grandi protagonisti con i quali io mi sono confrontato anche ricevendo e fornendo critiche, ma che comunque poi col passare degli anni hanno riconosciuto e ho riconosciuto la loro serenità, la loro, come si dice, correttezza nei miei confronti, e quindi è un libro di sentimenti, di esperienze di vita, di critiche compiute da questi grandissimi giocatori, che alcuni dei quali sono all'estero. Penso per esempio all'ex allenatore del Barcellona Quim Paul, a Pedro Alves che in questo momento potete vedere, a Reinaldo Ventura, a Alessandro Verona, giovanissimo, giovane giocatore dello Sporting, al responsabile degli arbitri che in questo momento vedo sullo schermo è Alessandro Eccelsi, alla responsabile del World Skating Mondiale che è Katia Ferretti, insomma a tutta una serie di personaggi con i quali io mi sono confrontato. Vedete in questo momento Nino Caricato. Insomma, tutti grandi personaggi che hanno segnato al mondo dell'hockey su pista e con i quali io mi ci sono confrontato, ripeto, anche subendo qualche critica. Questa Angelo, scusa, è la pagina che ci ha omaggiato ovviamente il quotidiano Il Tirreno, ringraziamo Claudio Vecoli che l'ha realizzata, Luca Cinotti, il capo servizio, in un momento in cui noi che ne facciamo anche parte ormai da tantissimi anni di questa testata, il Tirreno è in agitazione, in sciopero insieme alla Gazzetta di Modena, di Reggio, della Nuova Ferrara per una lotta che stanno facendo tutti i redattori
predatori nei confronti della proprietà e quando chiaramente ci sono queste situazioni c'è da riflettere, ecco perché quando ci sono contemporaneamente dei libri come il tuo che escono oppure altri che fanno sapere, che danno voce ovviamente alle persone, è importante perché la democrazia è fatta anche per questo. Scusa se ti ho interrotto, ma mi sembrava doveroso anche questa testimonianza e abbracciare tutti i colleghi anche della testata del Tirreno. Certamente, però io mi associo anch'io ai colleghi del Tirreno che stanno lottando per i posti di lavoro, e tra l'altro ne approfitto per ricordare come quando nel libro parla e racconta Gianni Massari, racconta degli episodi che sono successi a Giovinazzo, nelle famose acciaierie Giovinazzo, all'inizio degli anni 70, un periodo molto complicato, del quale se ne torna a parlare anche adesso, e che ricordano proprio le battaglie che quei lavoratori facevano nel sud d'Italia. E quindi è interessante leggere in questo libro anche quello che Gianni Massari racconta di quell'epoca. Daniele, hai visto anche te scorrere tutte queste foto, no, dei protagonisti di questo libro, di questo libro intitolato proprio Il mio hockey, con personaggi con i quali noi abbiamo avuto anche dei rapporti diretti, ed è proprio bello che abbiano dato a Angelo, regalato tra virgolette a Angelo, tante confidenze, tanti aneddoti. Ci sono alcune cose che sinceramente io quando ho letto il libro non conoscevo, no? Quindi è bello anche per questo, Daniele. Sì, sicuramente è bellissimo, perché poi questi ritratti di questi grandi giocatori, allenatori, poi c'è anche insomma Katia Ferretti all'interno, quindi tutti quelli che girano intorno al mondo dell'hockey. E poi è bellissimo che sia raccontato da Angelo anche con la tua prefazione, perché insomma voi siete la storia, no, dell'hockey per la nostra città, avete conosciuto tantissimi grandi atleti e ce l'avete raccontati, ed è un onore poi avere queste testimonianze da parte di voi due. E poi è bello, come dicevi, anche scoprire aneddoti che magari sono rimasti più nascosti nel corso degli anni. È bello, Angelo, quella cosa che ha raccontato Pino Marzella, no? di quel ragazzino ai tempi della nazionale, ecco, diccela. Ai tempi della nazionale tu ti riferisci a quando chiamò il ragazzino al suo tavolo quando era fuori, poverino, un ragazzo che chiedeva quasi l'elemosina, no? Fuori, che non stava... Certamente, Pino Marcello racconta in occasione dei mondiali che offrì da mangiare a un ragazzino delle favelas brasiliane, e lo vestì, addirittura gli fece fare la doccia e lo vestì di tutto punto, e questo ragazzino, diciamo, ricompensò il grande Pino andando a vedere tutte le partite della nostra nazionale. Pino mi diceva anche che prima di ritornare in Italia gli lasciò il suo indirizzo per vedere se poteva continuare questa corrispondenza, questa amicizia, ma purtroppo questo ragazzino non si è fatto più vivo. Io ne approfitto per ringraziare Daniele di quello che diceva qualche istante fa. E voglio anche ricordare che ci sono delle foto veramente inedite. Ce n'è una che riguarda Roy, in seconda pagina, dove è la prefazione, Roy e il Livramento. Siamo nel marzo, febbraio, non mi ricordo più, del 1988, quando io e Roy, a seguito del CGC che esordiva in Coppa Cerz contro lo Sporting Lisbona, allenato all'epoca da Antonio Livramento, incontrò il più grande allenatore dell'epoca dell'hockey su pista mondiale e uno dei più grandi allenatori, che purtroppo è prematuramente scomparso all'età di 50 anni. E quindi ho voluto ringraziare Roy della sua prefazione, regalandogli e regalando ai tifosi la foto con di lui sotto lo stadio del José Alvalade, lo stadio dello Sporting Lisbona.
dove noi il pomeriggio, se ricordi bene, andammo proprio sul manto erboso anche per questa primizia, per questa esperienza davvero emozionante e indimenticabile. Dico perché noi siamo davvero stati contenti di aver aperto le porte internazionali del 100 giovani calciatori con la nostra presenza, io a quell'epoca per Radio Babilonia, per seguire in diretta radiofonica la partita, te ovviamente per la testata del Tirreno con la quale collaboro ormai da oltre 40 anni, e quindi senza dubbio anche queste sono esperienze importanti che ci portiamo dentro, e a distanza di tanti anni le emozioni sono le stesse, no? Perché per chi compie, chi svolge questa nostra professione, la definiamo ovviamente così in modo serio e appassionato, Angelo, gli anni non passano mai, perché per noi è come essere lì la prima volta. Certamente, e ne approfitto per dire che Roy, in quell'occasione lì, esordì anche tra i pali dello stadio del José Alvalade, perché c'ho ancora una foto, gliela dovrò dare, di Roy in campo, con le porte alle spalle dello stadio di calcio del grande Sporting Lisbona. Roy, questa è un'altra foto che devi avere. Via, prossimo Okay. libro lo mettiamo. La mettiamo, Ci intanto vuole, diamo ci la vuole. linea, tanto diamo la linea alla regia e poi ritorniamo subito con Angelo e Daniele. Centropista con Angelo Cupisti, autore del libro Il mio hockey, e Daniele Maffei. Prima dell'interruzione parlavamo proprio delle esperienze all'estero del 100 giovani calciatori. Dopo quella dello Sporting di Lisbona, andammo anche con Angelo a Paco de Arcos, sempre in Portogallo, e anche lì un'altra esperienza direi unica, Angelo, che abbiamo rivissuto insieme anche in quella occasione, direi la prima volta nella storia dell'hockey, no? Più un'ora e mezzo al buio, l'interruzione di una partita all'interno del palazzetto dello Sport portoghese con il centro in vantaggio. Anche lì è sempre un mistero se è andata via la corrente per causa di forza maggiore oppure se qualcuno con la mano ha buttato giù un interruttore per cercare ovviamente di risolversi il problema. Fatto sta che siamo rimasti per un'ora e mezza al buio lì dentro, io che ho parlato per un'ora e mezzo senza raccontare tutto con le persone che dovevano in qualche modo arrivare ad una soluzione della cosa, e poi si ripartì dal minuto in cui fu interrotta la partita la domenica mattina e fu persa purtroppo ai rigori dal CGC. Ma anche quella, Angelo, è un'esperienza unica, io credo. Unica per tanti motivi. La prima perché ci offrì l'occasione di conoscere molto da vicino Carlos Dantas, che era l'allenatore del Paco de Arcos, che poi diventò anche il CT della nostra nazionale. Poi perché in effetti uscimmo dallo stadio, dalla pista di Paco de Arcos alle 3 e alle 7:30 ritornammo indietro per disputare e assistere alla partita decisiva. E poi perché non potrò mai dimenticarlo, il Tirreno, che la redazione di Aricino del Tirreno, che era a quell'epoca in via Foscolo, rimase per più di 2 o 3 ore la sede di collegamento fra l'impianto di Paco d'Arcos e il centro giovani calciatori. E io mi ricordo Pardini che colloquiavo con il papà di Bertolucci per sapere sul da farsi in corso di svolgimento di questa partita. Sono tanti ricordi, no? Indimenticabili. E a proposito di questo, ora passiamo la linea a Daniele Maffei, perché dovremmo essere sempre in tema di ricordi con quella che lui ogni settimana ci regala. Abbiamo terminato la serie della presentazione di tutte le squadre di A1 e di A2, ormai siamo arrivati ormai nella fase conclusiva della stagione, e però a Daniele in un certo momento delle nostre serie di puntate ci ha fatto un po' degli amarcord, dei ricordi. Vediamo questa settimana cosa ci riserva Daniele Maffei. Grazie Roy, e parliamo dello scudetto del centro. Chiedo cortesemente
a Daniele Catola di far partire le immagini. Nell'estate del 2010 ci sono grandi novità per il centro. Il sodalizio presieduto da Alessandro Palagi è pronto a conquistare gli allori inseguiti per decenni. Tornano in bianconero Alessandro e Mirko Bertolucci. Dal Valdagno arrivano il difensore azzurro Davide Motaran e l'argentino David Farran, mentre Barozzi, Orlandi, Palagi e Dei Lite sono confermati. La società bianconera è scatenata nel mercato estivo e arriva anche il fiore all'occhiello, ovvero Mister Hockey Massimo Mariotti, che sappiamo con il Follonica aveva dominato il primo decennio di questo secolo in tutto il mondo. In città c'è una febbrile attesa di vedere all'opera una squadra fortissima, e questo viene confermato anche dagli abbonamenti che vanno a ruba. La rosa è composta da Barozzi e Carmazzi, i due portieri, Motaran, Palagi, Alessandro e Mirko Bertolucci, Farran, Orlandi, Brunelli, De Nite e Massimo Mariotti, che può ancora scendere in pista come giocatore. I primi impegni agonistici sono quelli relativi alla Coppa Italia, dove i bianconeri vincono il proprio raggruppamento contro Breganze, Molfetta e Sarzana. Poi arriva la finale contro il Valdagno, De Vari, Antezza, Tatarani, Nicolia, Nicosia, Oviedo e l'ex Travasino, Rigo e Panizza. Due finali, in programma il 26 ottobre a Viareggio, finisce 5-5, poi il centro vince 5-4 a Valdagno, la partita si era conclusa 4-4 e poi il golden goal di Motaran. Il centro quindi vince la Coppa Italia. Anche in campionato le cose procedono bene e grazie alla vittoria col Pordenone, l'ultima giornata d'andata, il centro è campione d'inverno. A fine anno i bianconeri ingaggiano, dopo l'infortunio e la fuga di Farran, Enrico Mariotti, altro grande giocatore di questo sport. Anche nel girone di ritorno il centro domina, viene soltanto sconfitta la 20ª giornata dal Valdagno dopo 11 vittorie di fila. Si arriva all'ultima giornata, Valdagno e centro hanno 63 punti, i bianconeri vincono contro il Pordenone, il Valdagno viene fermato sul pari a Molfetta e il centro quindi è primo in classifica per quanto riguarda la regular season. Iniziano i playoff, nei quarti e semifinale il centro elimina con 2-0 il Sarzana e il Breganze, e poi arriva la finale contro la squadra veneta come in Coppa Italia. Gara 1 si gioca a Valdagno, tante emozioni per tutti gli appassionati bianconeri, anche se non hanno potuto seguire la squadra. Il centro vince 9-4 grazie alle reti di Mirko Bertolucci e Motaran, triplette per loro, Orlandi e Alessandro Bertolucci. Gara 2, 2200 spettatori presenti al Palavarzacchi, viene dominata dai ragazzi di Mariotti che vincono 5-1 grazie alla tripletta di Mirko, poi le reti singole di Orlandi e Motaran. Si arriva così al 7 giugno e la città si ferma. Palavarzacchi tutto bianconero. Al decimo siamo sull'1-1 grazie alle reti di Orlandi e Nicosia. Poi botta e risposta fra Enrico Mariotti e Antezza. Al primo tempo si chiude 3-2 per il centro, grazie alla rete di Orlandi. Nella ripresa sugli scudi due portieri per la sfida più equilibrata di questa finale. Poi arriva 4-2 di Mirko su rigore. Anche se la squadra veneta non si arrende, trova al 20esimo il 4-3. Al 23esimo viene espulso Mirko e negli ultimi minuti un Barozzi monumentale salva la porta bianconera. Arriva il suono della sirena, finisce 4-3 per il centro che è campione d'Italia. Si scatena l'entusiasmo di una città che aspettava da tempo questo istante. Con la coppiata Coppa Italia e Scudetto, il centro entra finalmente negli albi d'oro di questo sport, visto che nella storia c'è stato, c'è e ci sarà sempre. A te, Roy. Bravissimo Daniele, hai fatto venire i brividi non solo a me in studio, ma credo a tutti coloro che a casa hanno rivissuto queste emozioni. Angelo, che dire, noi ce l'avamo anche questa volta e speriamo di riesserci, magari a vivere altre emozioni così. Speriamo di esserci. Io a vedere e ringraziavo e ringrazio ancora Daniele per questo magnifico intervento. Tantissimi protagonisti di questo libro. Ora, dai fratelli Bertolucci, da Orlandi, ma ho visto anche, ho ricordato Dario Rigo, che è un altro protagonista di questo libro, il mio hockey. Quando gli ho chiesto se voleva essere protagonista di questa pubblicazione, non ci ha subito accettato, perché ha un rapporto anche con la nostra realtà viareggina davvero particolare, una cosa emozionante. E quindi sono contento di aver rivisto questa immagine indimenticabile nel mio cuore.
Ricordiamo ora i risultati dei playoff, perché ovviamente si è anche giocato, che si va avanti anche Certamente. con l'hockey giocato. Quarto di playoff tra Lodi e Correggio nella gara di ritorno 7-0 per il Lodi che si è qualificata alla semifinale. Trissino Bassano 7-8 dopo i rigori 3-3 nei minuti regolamentari e supplementari. Qualificato il Bassano. Forte dei Marmi Montebello 6-5 dopo i supplementari. Qualificato il Forte dei Marmi. Sarzana Follonica 1-4, qualificato il Follonica. Sabato 15 si inizia con gara 1 al meglio delle 5 partite delle semifinali, Bassano Lodi e domenica Follonica Forte dei Marmi. Angelo, che dire di queste squadre che sono in semifinale? Scontato o c'è qualche sorpresa? Ma io penso che sia tutto, cioè scontato è una parola forse troppo grossa, però sono le migliori formazioni attualmente in corsa. Mi ha colpito anche il Follonica che aveva iniziato questo regular season non molto bene, però sta venendo fuori alla grande e il lavoro di Sergio Silva sta dimostrando come sia ancora una volta molto serio e produca dei risultati. Per quanto riguarda l'Odi di Gigio Bresciani non mi sorprende molto, c'è il Bassano che sta comunque a tutte le carte in regola per comunque impegnare severamente la formazione lodigiana e poi c'è il Forte di Alberto Orlandi che insomma non si scopre adesso perché ha tanti grandissimi giocatori. Ah, Daniele, ci è poi il Correggio e il Sarzana che sono le liete sorprese che sono arrivate fino in fondo così ad assaporare questo gusto che magari all'inizio della stagione non avevano neanche messo in preventivo, chissà. No, sicuramente il Correggio ha sorpreso tantissimo il lavoro di Mirko Bertolucci in questi anni, poi alla fine ha raggiunto risultati notevoli. Insomma, un Correggio che arriva ai quarti di finale, sì, ha eliminato il Valdagno che in gara 1 aveva avuto questi problemi con il Covid e non si era presentato, poi ha vinto laggiù. Insomma, ai quarti di finale con il Lodi è un grandissimo risultato. Anche il Sarzana, da quando c'è Alessandro, ha dimostrato ogni anno una crescita continua e purtroppo ha incontrato il Follonica che, come diceva giustamente Angelo, non è partito bene, ma insomma nel girone di ritorno in questi playoff sta veramente molto molto bene. Insomma, sta molto bene anche il Bassano. Anche il Bassano aveva fatto una squadra per puntare allo scudetto, aveva avuto un po' di problemi nel corso della stagione, ma poi nel momento decisivo, come diceva Angelo, queste squadre ci sono. E poi il Forte sappiamo. Scusate, gioco di parole, quanto è forte la squadra di Alberto Orlandi. Linea alla regia e poi ancora insieme con Centropista. Centropista in compagnia del collega Angelo Cupisti e di Daniele Maffei. Adesso chiedo alla regia di mandarci in onda il servizio relativo alla gara dell'Hockey Forte dei Marmi con il Montebello. E ancora Davide Mutarana dopo gara 1 a trascinare in semifinale l'Hockey Forte dei Marmi, firmando i gol decisivi ai supplementari dopo la rimonta di forza del Montebello sotto di 3 reti, battuto con il risultato finale di 6-5. Subito avanti la squadra di Alberto Orlandi col tapin vincente di Maremmani, raddoppio di Ambrosio con una conclusione ravvicinata prima del ritorno di Paiva del Montebello. Ma anche la seconda parte del primo tempo è tutto di marca rosso blu, prima con la veloce conclusione di Giovannetti e poi con la rete di Federico Ambrosio. Nella ripresa il Montebello rientra subito in gara con il gol di Totaranni 4-2. Il Forte sembra padrone del match, non trovando però la precisione che l'aveva contraddistinta nella prima frazione, merito anche delle parate di Nicoletti. Con il passare dei minuti i vicentini aumentano il ritmo anche in attacco, diventando sempre più pericolosi
e riescono a trovare il 4-3 con Migueles. A pochi secondi dalla fine un cartellino blu di Ambrosio dà la possibilità a Diego Nicoletti di colpire a botta sicura il tiro diretto del pareggio. Forte e scosso, ma nel secondo tempo supplementare porta a casa l'ennesima semifinale grazie ai gol, come detto, di Davide Motaran. Per quanto riguarda l'altra partita di domenica, il Follonica ha superato il Sarzana 4-1, mentre il Bassano ha superato il Trissino 8-7 ai rigori, mentre il Lodi ha battuto il Correggio 7-0. Si gioca sabato adesso la prima gara delle semifinali, sabato 15 Bassano Lodi, domenica 16 Follonica Forte dei Marmi. A proposito di Forte dei Marmi, voci di mercato danno in arrivo Ipin Azar dalla Sarzana, Festa e Cinquini, le partenze ormai di Ambrosio e di Motaran, che sono protagonisti in senso assoluto in questa fase, sono ormai note, comunicate già da diretti interessati e anche ovviamente dalle società in qualche modo che già sanno di questi movimenti. Mentre invece, Angelo, ci sono due giocatori esperti, uno come Mirko Bertolucci e l'altro come Massimo Tatarani, che sono sul mercato perché entrambi hanno già annunciato anche loro. Tatarani poi, sia a Mirko stesso, l'hanno fatto direttamente anche nella nostra trasmissione di Centropista, lasciano uno Montebello e l'altro Correggio, ringraziando ovviamente le società dove sono stati, ma sono pronti e vogliosi di essere protagonisti anche la prossima stagione. E qui la dice lunga, no? Dalla voglia che questi sono, diciamo, intramontabili. E in pista, d'altra parte, lo stanno dimostrando che sono così. Lo hanno dimostrato, lo stanno dimostrando. Abbiamo saputo delle sue intenzioni di interrompere il rapporto con le società a quali erano tesserate quest'anno. Io credo che Mirko si riavvicinerà al fratello, a Sarzana, non perché ci ho parlato, ma per voci di corridoio, mentre Tataranni, tramite Facebook, ha detto che è ancora comunque molto intenzionato a portare avanti il proprio valore indiscutibile. Lui ha manifestato anche che farebbe salti di gioia di arrivare addirittura qua al 100 Giovani Calciatori, una società che lui l'ha sempre vista ovviamente con ammirazione, come io credo tutti, però non ci sono mai stati contatti nel corso di questi anni, e proprio qua a Centropista ci regalò questa chicca, tra virgolette, che vestire la maglia bianconera del CGC per lui sarebbe un onore. Non sarebbe male prendere un giocatore come Massimo Tataranni, un giocatore di grandissimo valore che potrebbe far comodo in questa realtà. Vediamoci ora Sarzana Follonica con queste highlights. Non far ragionare i rossoneri, ancora Ipin Azar, lo scambio con Rossi. Rossi e Ipin Azar prova a cercare il pretoso sulla destra e rimette in mezzo. Da Montigiale recupera ancora Davide Bagnini, il numero! La Follonica che cerca di subito di riportarsi avanti con Marco Pagnini, prova a scaricare su Corona la partita. Galbas! Molto nell'organizzazione offensiva, ora è Marco Pagnini che la perde e Ipin Azar non trova. Perché quando ci saranno le convocazioni, lasciate stare il fatto che ci sia Alessandro Bertolucci. Ecco, intanto Rossi per Borsi, la finta e sbaglia Pagnini. Sarzana ancora in avanti, tema tattico identico, eccolo Borsi. Ipin Azar che si libera e trova la conclusione. Sarzana che con grande tenacia cerca di sbloccare, segna. Francesco Vanini dalla parte, poi che da De Rinaldis la devia, la recupera due volte, ancora Fede Pagnini numero, Marco non torna nel contropiede, Marco Pagnini Corona gli ha detto di no, attendiamo l'azione, Marco Corona, ancora Marco Corona, in porto per Sarzana va Davide, la parata di Corona, lui, bravo, attenzione, proprio pareggio, lui, bravo, attenzione, proprio
Pareggio! Lunghissima fino all'ultima. Intanto andiamo a vedere. Scusami, Marco Pagnini non riesce. Davide Banini, su di lui c'è Francischi Pinazzana, ancora Davide Banini. Scarica Marco! Un attimo, Borsi l'ha tolta Davide Banini. Perché Pagnini si è messo Marco, a ridere. Attenzione, Fede! Borsi, poi Galbas. Va Galbas, prova la conclusione, la parata di Barozzi, poi Deri. Ancora Salvana con il Pinazzare, Marco Pagnini, Pinazzare si gira, Barozzi. Per il compagno che credo fosse, no, se non ricordo, forse Francesco Banini. Attenzione a Galbas, raso. Va per il pertugio giusto, poi Davide Francesco Banini, bellissima occasione. Va per il pertugio giusto, poi Davide Francesco Banini, bellissima occasione. Rossi scarica Galbas, va Galbas. Mette in mezzo Rossi, non riesce. Rotti sarebbe stato battuto, poi il Pinazzar numero su Marco Pagnini, Pinazzar palo che sta pressando come non mai questo, in questa ripresa per la girata. Sardana, Galbas, lo scambio con Rossi, Galbas, anzi è buona. Alvaro Osorio contro Leonardo Barozzi, Osorio la parata, Banini contro Simone Corona, fuori! È fuori, ma riprende Banini, mette in mezzo Montigel. Banini contro Simone Corona, fuori. È fuori, ma riprende Banini, rimette in mezzo Montigel. Marco Pagnini, va Marco, è solo Davide Francesco Banini. Sette alla fine il Davide Polonica. Banini e Simone Corona, Davide Banini. Sette alla fine il Davide Polonica. Banini e Simone Corona, Davide Banini. Playoff scudetto. Dove ha trovato Sardano, forse ha trovato uno stratosfero. E qui davvero emozionante questa partita con gli ex CGC Montigel e Barozzi, che avete visto protagonisti in senso assoluto, che vivranno un derby nel derby Daniele affrontando l'Hockey Forte dei Marmi. Ritorneranno indietro di qualche mese? Sì, torneranno indietro di qualche mese. Sono contentissimo per Leonardo e Nando. Ancora una volta Leonardo ha parato tutto, Nando ha anche segnato, una grande prestazione. Tornano a giocare con il Forte dei Marmi, un'altra semifinale, e i ricordi vanno subito a quella finale che abbiamo seguito insieme, no Roy, quella di due stagioni fa, quella di Forte dei Marmi, e sono due ragazzi che se lo meritano per quello che hanno fatto per questo sport. Abbiamo parlato prima di Mirko Bertolucci e ora ascoltiamolo dopo la partita. Con Mirko Bertolucci al termine di questa gara 2 tra Lodi e Correggio, insomma si sapeva che l'impegno era piuttosto proibitivo. Chiudete qui a Lodi comunque una stagione che, al di là di come sono andate le due gare di playoff con l'Amatori, resta una stagione straordinaria. Ma indubbiamente sapevamo che entrando nelle prime 8 avremmo incontrato grandi difficoltà, per noi era importantissimo salvarci, l'obiettivo della stagione era salvarci, l'abbiamo fatto attraverso la porta principale che sarà quella di accedere nei primi 10, poi abbiamo passato il turno con il Valdagno e ci siamo trovati di fronte sinceramente una buona squadra. Entrambe le partite secondo me sono state un pochino sulla falsariga, okay? Mentre la prima abbiamo ceduto un pochino nella parte iniziale, stasera abbiamo ceduto forse nella parte centrale del primo tempo. Fino al gol dell'1-0 secondo me avevamo giocato forse un pochino meglio noi, anche a livello di occasioni. Poi c'è stato d'altronde un errore madornale a parte un giocatore nostro, ha commesso un fallo di prima, si è rotta la partita, sapevamo che andando sotto sarebbe stato un problema, la qualità dell'Amatori poi si conosce, però io sono contentissimo della stagione dei ragazzi, credo che confrontarsi con queste squadre qua sia comunque un premio per il lavoro fatto durante tutto l'anno. Ritorniamo in studio, diamo la linea alla regia e poi torniamo insieme con Centropista. Centropista, ultima parte della nostra trasmissione numero 30 di questa stagione, con Angelo Cupisti, collega del Tirreno, che ha scritto Il mio hockey, ultima sua fatica letteraria, e Daniele Maffei. Ci spostiamo adesso sulla sponda lodigiana per ascoltarci uno dei protagonisti della formazione di Pierluigi Bresciani, ossia Francesco Compagno. Con Francesco Compagno, protagonista di questa gara 2 tra Lodi e Correggio, allora missione compiuta, semifinale raggiunta al termine di un'altra ottima gara da parte vostra. Sì, missione compiuta, questi qua sono gli obiettivi che avevamo all'inizio dei playoff. Sapevamo che comunque non era una partita semplice, perché i playoff sono così, infine, ogni partita è a sé, quindi dovevamo entrare con una buona determinazione, all'inizio forse un po' così, ma
poi abbiamo ingranato un po' e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, che è quello che conta, 3 punti, la vittoria che ci consente di passare al turno successivo. Ecco, hai detto bene, primi 12 minuti, prima metà del primo tempo equilibrata, occasioni da entrambe le parti, a volte forse in fase offensiva un po' meno ritmo rispetto a quanto fatto in gara 1, poi il gol su punizione ha dato il là a quel tris in 2 minuti che di fatto ha indirizzato la gara. Sì, sì, sicuramente è stata una partita dura all'inizio, abbiamo sofferto forse più del dovuto, e però questa è anche la fortuna che abbiamo, avere un portiere fortissimo che ci ha tenuto a galla quei momenti di difficoltà, e poi insomma siamo riusciti anche noi a dargli una mano e a portare a casa la vittoria, che è quello che conta adesso. Complimenti ovviamente anche a Compagno. Si sono giocate la settimana scorsa anche le gare relative allo spareggio per il 9° e 10° posto, Sandrigo Valdagno 8-1, playout di Serie A 1, Breganze Scandiano 7-2, Monza Grosseto 3-7, sabato si gioca Grosseto Breganze Scandiano Monza, playoff promozione della Serie A 2, Hockey Matera Rotellistica Bassano 2-3, Montecchio Precalcino Forte dei Marmi 6-2, sabato 15 il ritorno in casa. Da dire, la società del Vercelli Hockey, che avremo ospite la prossima puntata di Centropista, è stata prescelta, lo avevamo già annunciato la scorsa settimana, poi ne parleremo proprio fra 7 giorni, dalla Federazione Hockey Pista per ospitare il 22 e 23 maggio prossimo la Final Four promozione del campionato di A2. Aveva presentato domanda anche il Centro Giovani Calciatori di Viareggio, ma è risultata maggiormente idonea, secondo la federazione, la proposta dell'Hockey Vercelli, che risulta pertanto assegnataria dell'organizzazione della manifestazione, ed è questo quanto si è letto nel comunicato ufficiale della federazione. Dunque, Angelo, il Centro Giovani Calciatori, protagonista di questa fase finale del campionato, proprio a Vercelli, nella pista, direi, della squadra che l'ha battuta qui a Forte dei Marmi per la Coppa Italia. E Vercelli, che ha fatto vedere, ma anche tutto l'andamento del campionato lo dimostra, che forse è la squadra più forte di A2 sia nel girone A che nel girone B. Certamente la squadra piemontese anche per me è una delle più è la più forte di queste finali playoff, però il Centro Giovani ha tutte le possibilità di giocarsela, e poi conoscendo Massimo Mariotti e la sua testardaggine, la sua volontà di vincere, penso che sarà un'ottima e una bellissima semifinale. Stiamo a vedere ora chi saranno le altre squadre, perché sabato appunto il Forte dei Marmi deve ospita Montecchio Precalcino dopo una sconfitta piuttosto pesante subita sulla pista di Centina 6-2, lo ricordo, e poi il conoscere chi fra il Roller Matera e l'Hockey Matera affronterà appunto le semifinali che si disputeranno a Vercelli. Comunque ovviamente per quello che ha fatto vedere il Centro Giovani Calciatori in tutta la stagione meriterebbe questa promozione in A1, e poi ci sarà un attimino da capire anche così la decisione, no, della società bianconera in tal senso, ribadendo appunto le difficoltà già di quest'anno causa pandemia che l'ha costretta alla rinuncia della serie A1, poi della rinuncia della disputa anche della Viareggio Cup, ossia la Coppa Carnevale in programma anche questa forse a settembre, se tutto andrà bene, però chiaramente i problemi non solo per il Centro ma per tutte le società. Abbiamo ospitato la scorsa settimana la compagine femminile di Vercelli, dove ha motivato anche lì il perché si è ritirata a 4 giornate dalla fine del campionato, perché causa appunto questa pandemia uno degli sponsor maggiori non ha ovviamente potuto corrispondere a quello che aveva promesso, e la società si è trovata in difficoltà. Quindi vedremo il futuro quale sarà anche per la formazione bianconera. Intanto, a proposito sempre di difficoltà legate alla pandemia, ricordiamo che gli europei anche sono a rischio, hanno rinunciato infatti Germania, Svizzera, Belgio, e non solo per problemi legati al Covid, ma sono anche altri di natura economica, gli europei in programma agosto. Ricordiamo l'Italia è guidata dal nostro
concittadino Alessandro Bertolucci, neo CT della Nazionale Azzurra. Quindi Angelo, anche in prospettiva di nazionali, internazionale, ci sono all'orizzonte con questi problemi, proprio a dimostrazione delle difficoltà che non sono ancora passate ma sono ancora reali. Certamente la realtà della situazione pandemica è ancora piuttosto pesante. Chiaramente le società devono combattere con grandi problemi economici che possono anche influenzare la programmazione futura di questi club, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Vorrei anche sottolineare in particolare come anche la nostra realtà Via Regina, i problemi sono piuttosto grandi. Quindi intanto speriamo che il centro possa vincere i playoff promozione e poi staremo a vedere un attimino quale sarà la prospettiva dello sport di Regina. Abbiamo ospitato Angelo Cupisti, che ha realizzato un libro sull'hockey su pista, ma annunciamo anche che prossimamente andrà in stampa Lo Stadio dei Pini racconta la storia dell'impianto viareggino dal 1945 al 2020, selezionando una cinquantina di eventi non solo sportivi. L'iniziativa è dell'Associazione Culturale Orgoglio Bianconero in collaborazione con la tipografia L'Ancora. L'eventuale utile, come per il libro Orgoglio Bianconero Nero 1919-2019, 100 anni di storia Viareggio, sarà destinato al mondo del volontariato viareggino. Ovviamente questo vediamo purtroppo una delle cose che si sono avute all'interno di questo stadio sono i funerali delle vittime della strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, non solo avvenimenti sportivi di spettacolo ma anche purtroppo questo ricordo che rimane nel cuore di tutti noi viareggini, ma non solo, per questa grande tragedia che attende ancora giustizia e la verità con il processo di Cassazione. La FERS si fa portavoce con l'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, di un messaggio in vista dell'estate 2021. Portavoce anche l'azzurra di pattinaggio artistico Alessia Mangiarano, legatissima ai suoi cani. Chi abbandona non ha scuse. Anche questa, direi, è una sensibilità della federazione appunto hockey pattinaggio anche per il mondo animale. Daniele, abbiamo visto queste immagini che ci rattristano davvero, ma questa nuova realtà dell'associazione Orgoglio Bianconero, che ricorda un pochino tutta la storia dello Stadio dei Pini, chiuso purtroppo dal 2018 per motivi di sicurezza, e con la speranza e con l'augurio che la città lo possa riavere dopo gli annunci da parte del sindaco Giorgio Del Ghingaro, che ha detto che ha già redatto praticamente le gare per l'affidamento dei lavori, e questo chiaramente è importante perché una città come Viareggio di 60.000 abitanti non può rimanere senza il suo stadio. No, sicuramente quello che sta facendo l'amministrazione è molto importante, di riaprirlo, perché come sappiamo all'interno di quello stadio c'è la storia di una città, no? Ricordiamo le partite anche del Viareggio Calcio con lo stadio pieno. Io ero ragazzino, ma mi ricordo Viareggio Pistoiese 5-2, la partita col Dertona 2-2, ma poi il record del mondo di Andrei nel lancio del peso, tanti concerti, se ti ricordi poi ci fu anche il concerto con tantissimi ospiti anche dopo la strage nell'agosto del 2009. Quindi tanta storia all'interno dello Stadio dei Pini che deve rinascere. Sono convinto che l'amministrazione ci riuscirà, perché è fondamentale lo Stadio dei Pini. Se mi permetti, vorrei dire ancora una cosa tornando all'inizio. Io ormai lo sai, 5 anni che collaboro con te, ma questo vale anche per Angelo. Io sono cresciuto tantissimo insieme a te e vorrei farvi i complimenti, oltre per la professionalità, perché siete due persone davvero professionali, ma poi la passione che ci mettete è quella proprio di come di un ragazzino, l'amore e la passione, e questo secondo me è bellissimo, e voglio farvi i complimenti sia a Roy che a Angelo. Grazie ovviamente Daniele, da parte mia. Grazie. Ovviamente. Grazie Daniele, grazie veramente.
In un flash, Daniele, in chiusura, ovviamente, che non ha bisogno di presentazioni, lui è la voce del Carnevale. Ho letto in questi giorni che darai vita anche a una pagina YouTube dove già hai già fatto diverse cose in passato, hai detto poi la scoprirete lì per lì, ma dato che fai parte della nostra famiglia e noi ci seguono, diciamo, in pochi, diciamo in tutto il mondo anche grazie a internet, dici cosa ci puoi anticipare? Allora, diciamo che ora l'abbiamo aperta questa nuova pagina YouTube, la mia pagina YouTube, e all'interno abbiamo messo tutte le trasmissioni che abbiamo fatto su Storie Olimpiche nello scorso autunno. Storie Olimpiche tornerà poi quando saremo vicini alle Olimpiadi con altri 8 atleti italiani che hanno vinto la medaglia d'oro. E poi a brevissimo ci sarà una novità, perché stiamo lavorando a un progetto dove andiamo a scoprire i monumenti più importanti della città, e da giugno ne vedrete di più. Grazie Roy, comunque. Grazie a te Daniele, grazie Angelo. Ricordo che il libro è già andato all'estero perché l'hai mandato al nostro amico Reinaldo Ventura, che ci saluta. Ecco. Angelo. Allora, Reinaldo, ci ho parlato ieri, come dicevo prima, e saluta veramente tutti gli appassionati di hockey via Regina. Io volevo andare a presentare a Barcellos, ma purtroppo mi è impedito da questa realtà, e volevo anche approfittare di una cosa, se mi permettete, perché Daniele mi ha dato il là per poter favorire questa cosa. Io in questo libro ci tengo a sottolinearlo, e non lo dico per piaggeria, onde evitare che qualcuno, che a Giulio, il figliolo di Nicola, ti ho fatto un saluto in giapponese che per me vale oro, e ci tengo a concludere il mio intervento dicendolo: Itotsu makoto no michio o munzoro koto. E questo direi anche l'angelo internazionale, grazie. Autore di Il mio hockey, un libro stampato dalla tipografia Ancora di Viareggio, in vendita a Tutto Coppe, via Verdi 261 e la libreria La Vela, 12 euro. Un libro scritto, voluto per ricordare il nostro amico Vinicio, un grande appassionato di hockey ma soprattutto del Centro Giovani Calciatori. E con questo ricordo doveroso io ringrazio Angelo, Daniele in regia, Daniele Catola, Matteo Bertuccelli e tutti voi che come sempre siete numerosi, e vi aspetto mercoledì prossimo. Arrivederci.